La notte di San Lorenzo a Pesaro si illumina con candele sotto le stelle, l'appuntamento più glamour dell'estate pesarese. Oltre 20.000 candele, collocate anche tra le onde degli 80 stabilimenti partecipanti, hanno illuminato oltre 7 km di litorale, da Pesaro a Gabicce, passando per il San Bartolo e Gradara. Molto glamour, perché ovviamente le candele, il vestito di bianco, la spiaggia, il cielo. Però è anche molto popolare, perché è una festa per tutti: chi vuole va al ristorante, chi non vuole va allo chalet, chi vuole porta da mangiare da casa, lo ordina da sporto, quindi è davvero una festa popolare per tutti e il successo è proprio questo, dai piccoli ai più grandi. È una festa bella, semplice, molto semplice, ma che anno dopo anno sta crescendo e che ormai ha conquistato davvero il cuore di tutti, è diventata con poco una delle manifestazioni più belle che abbiamo. Poi questa sera con Casadei, Avion Travel, abbiamo anche tanta musica di grande qualità e anche musica che ha a che fare con la nostra tradizione, perché tutti noi siamo cresciuti con il Liscio, ma hanno fatto cantare prima Ciao Mare, la canzone che mi chiedeva sempre di mettere nel giradischi la mia bisnonna, e tante generazioni hanno ballato sulle note di Casadei, quindi molto bene, avanti così, e il prossimo anno sarà ancora meglio. Successo anche per questa edizione di Candele sotto le stelle. Ieri sera oltre 50.000 persone hanno inondato di bianco il lungomare pesarese. La serata è iniziata tra cene in spiaggia e nei ristoranti degli stabilimenti balneari. Non sono mancati giochi di luce, musica e intrattenimento. In tanti, tra cittadini e turisti, hanno partecipato all'edizione 2023 di Candele sotto le stelle. Una bella serata, diciamo, classica, grande tradizione, diciamo, veniamo qua tutti vestiti di bianco, stasera cenettina con gli amici, così siamo tranquilli. Cosa ti ha colpito particolarmente? Ma vedere appunto così tanti giovani partecipare a questa iniziativa, anche il fatto di vedere tutti vestiti di bianco, tutti i pesaresi che partecipano, mi fa piacere. L'atmosfera è realmente magica questa sera? Secondo me sì. La prima volta che vengo da Roma, perché ho questa mia carissima amica qui a Pesaro, mi aveva descritto di questa serata, sinceramente sono entusiasta, sto proprio, guarda, tutto, ogni posto è per fare una foto. Stupenda, come sempre, una gioia essere qua in mezzo a tutte queste candele, ragazze, è surreale, ci vuole tutti gli anni la stessa magia, grazie. E poi cenare in spiaggia ha un sapore un po' particolare. Eh sì, è molto bello, in compagnia con gli amici, parenti, è la cosa più bella che possa esistere. È una serata magica, un'atmosfera incredibile, molto bello. Cosa ti ha colpito particolarmente? Beh, sicuramente il lungomare con tutte le candele accese è fantastico, lo consiglio a tutti. La serata delle candele è una cosa bella, speciale, non so, parlavamo prima, sarà stata ideata un 8-10 anni fa, 9 anni fa. Bella, guarda che roba qui. Questa serata è meravigliosa, dopo 9 anni ancora sempre più bella e speriamo che continui per tanti altri anni. Auguriamoci questo.